I figli degli immigrati nati e cresciuti nelle nostre città, nelle nostre periferie, parlano in italiano, pensano in italiano e parlano spesso anche il dialetto, ma non hanno la cittadinanza. Ce ne parla Valeria Colevecchio. Come ti chiami? Sheida. Maya. Dona. Medin Paulus. Agun Uniero. Ian. Jaskarandeep Singh. Ma sei italiano? Sì, diciamo di sì. Con quel nome? Penso proprio di sì. Pelle nera, occhi a mandorla, treccioline per capelli. Eccoli i ragazzi della rete G2. Sembrano turisti stranieri, invece sono italiani, anzi, italianissimi. C'è un mio nonno che è calabrese, mia nonna africana, quindi è un cocktail di razze. Sono quelli della seconda generazione, i figli, quelli che non hanno fatto il viaggio, che non hanno mai lasciato l'Italia. Studiano, scrivono SMS, ascoltano l'iPod e giocano a pallone, come i loro coetanei. Sono nati qui, ma per la legge non sono cittadini italiani. È difficile spiegare alle persone che tu, vivendo da cittadina di fatto, ma non cittadina di diritto e sulla carta, certe cose a te non sono concesse. Non poter concorrere per bandi pubblici, non poter lavorare in posizioni istituzionali, non poter lavorare in diversi settori. Sono venuti a Roma per chiedere al Parlamento di cambiare la legge. Vorrebbero essere riconosciuti cittadini a tutti gli effetti, un diritto quasi scontato per chi, come loro, parla milanese, bergamasco, veronese, torinese e romanesco. Se siamo stufati di essere sempre buoni e generosi.